Ciao, sono Jural e oggi faremo un nuovo video riguardante le case dei cavalli dello zodiaco. Utilizzando sempre il programma di Minecraft, riprodurremo il sacro tempio di Ariete. E inizieremo con la costruzione. No, oggi no. Cosa? Oggi non costruiremo nulla. Ah, non costruiamo niente. Nulla. Okay. Perché oggi c'è la realtà virtuale. E quindi? Entreremo dentro al gioco e giocheremo noi. Devi guardare sotto. Devo guardare sotto. Che ci devo fare con questo? Che cos'è? Entrerai dentro al gioco direttamente e giocherai tu stesso. Così. Allora facciamo questa prova, visto che insomma si. Abbiamo visto anche di recente, è uscito il film Ready Player One, insomma uno si butta dentro ai videogiochi per simulare altre situazioni, quindi dovremmo provare insomma a fare una cosa di questo genere. E allora lo setto, lo preparo un attimo solo. Non si vede molto, insomma non si vede tantissimo. Ok ragazzi, siamo dentro al gioco, ci troviamo in un punto alto, quindi cerchiamo di scendere. Siamo dentro la torre dello zodiaco, ok, perfetto. Usciamo e vediamo qual è la prima sfida. La prima sfida è il tempio dell'Ariete. Ok, sappiamo che l'Ariete insomma è un cavaliere buono, quindi cerchiamo di vedere. Allora, muro di cristallo, se il tempio vuoi passare, la scelta giusta devi fare. Quindi entriamo sulla seconda via. E vediamo cosa succede. Mamma mia, tutto pieno di cristallo, non si capisce una mazza. E no, già abbiamo perso una vita così, ragazzi. Grazie Moore, ha messo la trappola. Perfetto. Va bene. Ok, siamo di nuovo qua, siamo sopra la torre. Cerchiamo di scendere, perfetto. E vediamo quello che ci aspetta di nuovo nelle altre due possibilità. Va bene? C'è una mucca, quindi se la scelta giusta vuoi fare, se vuoi passare, se il tempio vuoi passare, la scelta giusta devi fare. Quindi proviamo con la 1, ci infiliamo, cose un pochettino particolari perché non si capisce una mazza con tutte questi cristalli, ma d'altronde è un muro di cristallo, come faceva il colpo segreto del grande muro, era muro di cristallo. Quindi vediamo dove ci porta questo sentiero. Teniamoci un attimo perché non ci sta capendo una mazza. Ah sì, ok, andiamo. No, abbiamo finito ed è un vicolo cieco, signori, un vicolo cieco, porca miseria. Vabbè, andiamo avanti. E torniamo indietro, vabbè, l'importante è che non abbiamo perso vite. E altrimenti non possiamo andare avanti. Quindi andiamo così. Cerchiamo di tornare indietro e di fare l'ultima scelta, che è la stanza numero 3. La stanza numero 3, attenzione! Dalda! Diciamo perdere. Quindi proviamo con la stanza numero 3 a questo punto. La busta numero 3. La busta numero 3. Come diceva Mike Buongiorno. La busta numero 3. Si prova con la 3. Eccola qui. Un po' particolare perché io tra un po' vomito, voi non so cosa pensate, ma con tutto questo cristallo che ho messo così è qualcosa di assurdo. Però a quanto pare ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo usciti e guardate, è bellissimo. Qui c'è un tasto che non si capisce cos'è per tornare al mio mondo. No, non funziona ancora, no. Ci riprovo ancora, ma però abbiamo la possibilità di andare alla prossima casa. C'è una leva, proviamo. Incredibile, c'è l'armatura dell'Ariete. Abbiamo conquistato l'armatura dell'Ariete. E si è aperta pure la porta, ottimo. Possiamo andare verso la casa del toro, perfetto. Intanto dalla torre dell'orologio, come era solito succedere, si spegne una candela. Va bene, allora si torna, ragazzi, via. Ok, sono tornato qui, sì, ci siamo,
Bellissimo, bellissima esperienza, stupenda, fatta con un cartone, i capelli sono per i cavoli loro. Beh, insomma, se questa prima casa è stata passata, vediamo ora di passare anche le altre. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se volete continuare a seguirmi cercatemi, oppure basta che cliccate sull'iscrizione del canale e vediamo anche gli altri episodi con le altre case. Quindi detto questo, grazie a tutti, ringraziamo la regia, stupendo, simpatico, complimenti. Grazie a te. E adesso si va. Ciao ragazzi.